buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato. È stata una settimana veramente difficile, infatti anche le storie su Instagram hanno avuto un grosso calo, ma abbiamo avuto un problema al pivot, di quelli seri, di quelli che capitano poche volte nella vita. Il video che state per vedere racconta tutto il disastro che abbiamo vissuto questa settimana. In poche parole, un pezzo del pivot era crollato, quindi da una parte dovevamo far ripartire il pivot e dall'altra decidere come cosa fare con il mais che non avremmo potuto irrigare. Vi faccio vedere quella lavagna al volo, dato che il video è un pochino movimentato, nel senso che essendo tanto il lavoro che avevamo da fare, che non è che siamo riusciti a riprendere proprio tutto, vi faccio vedere al volo in un secondo che cos'è successo, così intanto avete l'idea fissata nella mente. Il pivot è il nostro sistema di irrigazione, ha un pescaggio centrale e poi va giù dritto per 500 metri con campate da 60 metri, ok? E fa intorno al punto centrale un cerchio. Adesso, questa campata qua, per un problema elettrico, queste ruote qui si sono fermate perché si erano rotte, ok? Quando si rompe qualche ruota, il pivot ha un sistema elettronico che gli dice: guarda, il pivot si deve fermare perché una campata ha le ruote ferme. Invece in questo caso il sistema non elettrico non ha funzionato, quindi queste ruote erano fermate, ma questo pezzo davanti aveva continuato a ruotare con tutto questo fermo. E lui ruotava fino a quando non si è spezzato a metà. E ha continuato comunque a ruotare fino a chiudersi a panino. Quindi da così il pivot era diventato così, spezzato, e è arrivato qua. Immaginate voi la mattina quando abbiamo visto tutto il pivot accartocciato, il crollo psicologico che abbiamo avuto. Ma insomma, la settimana è finita e il pivot è ripartito, quindi godetevi il video e andate a scoprire nel dettaglio tutto quello che abbiamo fatto e che cosa è successo. Buon video. Bene, prima di portarvi nel luogo del misfatto, della tragedia, andiamo a fare un giro del pivot per vedere lo stato di maturazione della pianta e capire e che cosa fare con la parte di mais che non riusciamo a irrigare, o se smette di irrigare tutto. Insomma, gli scenari possibili sono tanti. Il primo step è capire il mais a che punto è. Allora, adesso siamo dentro al mais, entreremo sempre di più per vedere il livello della maturazione della pianta proprio nel limite della rottura del pivot. Quindi vedete, questa qui è l'ultima, questa è la ruotata della... Questa è l'ultima, settima torre. Questa è la ruotata della settima, quindi a noi in realtà interessa la ruotata della sesta. Della sesta è quella che possiamo continuare a irrigare, ok. La settima, questo è quello che in teoria dovremmo smettere di irrigare. Quindi vediamo a che punto è questo che dobbiamo smettere di irrigare. Come si fa a vedere a che punto è? Allora, a parte la visione generale della pianta, però soprattutto ci interessa la spiga. La spiga c'ha già il baffo nero, è abbastanza avanti, vediamo un colore giallo opaco, quindi non è ancora un colore pieno, però è inseminazione tutta avvenuta. E se rompo, faccio una gocciolina, non so se si riesce a vedere che rompendolo è umido, fa latte, quindi siamo in una situazione lattea, però non è che manca tantissimo, Però allora rifacciamo uno step indietro. L'obiettivo nostro di quest'anno con il mais era quello di fare pastone, quindi portare avanti la maturazione della pianta fino a che non la fa più il latte, deve diventare granito. Granito, che quindi vuol dire quasi un altri 20 giorni. Quindi portare molto avanti la maturazione della pianta per poi andare a raccogliere solo dalla pannocchia in su e lasciare lo stecco, che a quel punto sarà diventato quasi giallo, perché sì, certo, è quasi seccata, semi-morto, diciamo. E lasciarlo qui nel campo. Quindi ora invece noi stiamo valutando, qui dobbiamo smettere di bagnare, quindi dobbiamo pensare al trinciato, che è la fase prima, appunto questa, dove non siamo tanto lontani. Qui se si trincia non si fa una sciomata. Qui io tante volte l'ho fatto così, viene un trinciato un pochino più povero di amido, ma con una fibra sicuramente più digeribile. Quindi, siccome l'obiettivo è sostituire un po' la ruota, perché come abbiamo sempre detto, la digeribilità cala man mano che la pianta arriva a maturazione.
quindi se noi la prendiamo precocemente abbiamo un po' meno amido ma più fibra. Questa è una buona soluzione. Ora, questo qui è anche il mais più bruttino perché è proprio quello di periferia. Proviamo a entrare un altro pochino dentro. Andiamo. In qua però. Qui addirittura siamo anche un pochino più avanti forse. Diciamo che qui mancherebbe una quindicina di giorni a fare l'integrale e un mesetto a fare il pastone. Perché poi queste sono varietà, si chiamano nostri green, cioè arrivano a un certo punto questo che poi impiegano tanto a morire, ti danno una finestra di trinciatura molto ampia. Da una parte per avere la maggiore digeribilità della fibra, restano più verdi, dall'altra per appunto darti la possibilità, se piove, se c'è un problema, di trinciare anche il giorno dopo e non cambia niente. Allora ragazzi, il babbo è al telefono con il Massellucci, il nostro fabbro. La situazione, ve la vedete alle mie spalle con le dronate di Pietro, è più voi piegato come le liquirizie, quelle tonde, le rondelle, rotelle, come si chiamano, è proprio... In pratica da lì partiva la settima torre, ok? La settima torre ha avuto un problema, l'elettronica non se ne è accorto e quindi lui ha continuato a venire avanti, a venire avanti, a venire avanti, a venire avanti, a venire avanti. Qua dove sono io si è spezzata finalmente la torre, ma le ruote che sono là hanno... Qui si è spezzato il pivot, dopodiché le ruote sono continuate ad andare avanti e è ritornato là. Il più ha fatto 270 gradi su se stesso, rompendo ovviamente il perno là, rompendosi a metà la torre e fermandosi finalmente quando è andata a battere contro il resto del pivot. Il babbo a quel punto era qui, si è accorto del nanno e spense la pompa, spense il motore, spense tutto. Il piano, io ho già sentito il controterzista, viene oggi pomeriggio e trinciamo, e con il controterzista trinciamo quest'area qua di mais. L'abbiamo già chiamata cimitero perché è dove trascineremo poi con i mezzi questi due mozziconi di pivot e lasciamoli nel cimitero. Dopodiché monteremo il cannoncino alla sesta torre e ripartiamo con il pivot senza l'ultimo pezzo. E poi abbiamo fatto il giro col babbo del resto del mais. Il mais ha un buon grado di maturazione, quindi tutta la cornice che non riusciremo a bagnare perché gli manca una torre la andiamo a trinciare. Quindi giro giro trinciamo. Il cuore continuiamo a farlo andare con il cannone montato alla sesta torre. Questa sarà la zona cimitero dove trasceneremo i pezzi con i trattori. Niente, l'appuntamento quindi è oggi pomeriggio. A dopo. Le cose che ti frullano per la testa sono tante, perché devi da una parte mandare a fine questa stagione cominciata male con l'assenza di piogge, quindi non so se vi ricordate la difficoltà che abbiamo avuto a seminare questo mais e a seguirlo nella fase di nascita, c'era molta crosta nella terra. Poi abbiamo avuto il problema dei cinghiali, come avete visto anche sabato fa, e adesso anche il problema del pivot. Quindi da una parte l'organizzazione per portare avanti questi ultimi 20 giorni che gli mancano a questo maledetto mais.
dall'altra cercare di capire cosa fare qui per ripartire questo pivò, e poi anche in generale che cosa fare, perché come vi ho spiegato ieri, adesso noi semplicemente lo accorciamo al pivò e lo facciamo partire più piccolo, irrighiamo meno mais, ma quello che riusciamo a irrigare lo portiamo a maturazione giusta, e il resto lo trinciamo venerdì prossimo, due giorni. Ma poi cosa facciamo questo pivò? Vale la pena sistemarlo? Vale la pena fare un pivò nuovo? Vale la pena abbandonare il pivò e andare solo su colture invernali o fare un goccia a goccia? O ragazzi, ora siamo, insomma, i pensieri sono tanti, tutto qua. Oh, ce l'abbiamo fatta! Sono arrivata anch'io, ma ovviamente a causa della mia lentezza, no, gli altri non mi hanno aspettato e hanno iniziato la festa. Vedete già, il pivò si sta muovendo all'incontrario per andare nella zona trinciata. Ora arriviamo nel posto e vi spiego meglio. Allora, la prima fase loro si erano già avviati. Vedete, il merlo è infascettato a metà campata. Allora, le campate sono da 60 metri l'una nel pivò. 30 metri sono lì, poi si è spezzata, e 30 metri sono queste. Ora il merlo tiene quel punto lì fermo e noi abbiamo addirittura acceso il pivò, perché pensate che in tutto questo macello che ha fatto di avvolgimento, i cavi sono rimasti intatti. Quindi per adesso sta andando bene quello che avevamo in mente. L'abbiamo riacceso ma all'indietro, e lui, vedete, si sta spostando. Ora va lento, non so se voi riuscite a vederlo. Si sta girando, facendo perno sul punto centrale, che è il merlo in questo caso. E noi lo facciamo ruotare tutto fino a che ci arriva nella parte trinciata. Dopodiché addirittura proveremo a fare una seconda magia, cioè quando sarà allineato all'altro traverso, inizieremo a spostare anche il merlo indietro, così le ruote vanno verso di là, anche il merlo va verso di là, e tutto il traliccio proveremo a spostarlo un pochino più lontano dai campi, che non ci dia noia. Ma insomma, intanto godiamoci questa prima fase che sta riuscendo. Bene, vedete? Come da programma, la seconda parte di campata si è allineata con la prima campata. Adesso quindi dobbiamo farle... Finora abbiamo mandato indietro solo la prima parte. Adesso invece con lo scavatore ho acchiappato anche la seconda parte. Adesso veniamo indietro con tutte e due. Fino a quando? Fino a quando siamo sicuri di non dare noia per i prossimi lavori. Quindi fino a che, mi immagino, fino a quando quelle ruote saranno qua dove ieri abbiamo trinciato. Così che il piccolo pivò, da ora in poi lo chiameremo piccolo pivò, il piccolo pivò potrà partire e girare senza andare a intralciare a niente. La strada la lasciamo libera, quando dobbiamo falciare il sorgo facciamo il sorgo. E bene, guarda, sono ora contenti, non si può essere, però sta andando bene per adesso. Stiamo in assoluto nella fase più delicata di tutti, perché io sono sullo scavatore, Carlo, vedete, sul merlo, e dietro c'è Giorgio, e la torre in fondo va da sola. Ma dobbiamo far finta che sia tutto un pezzo unico, dobbiamo essere molto allineati nei movimenti. Allora Giorgio da terra ci coordina e dice a Carlo quando muovere il merlo, e dice a me quando muovere lo scavatore. Ovviamente ogni minimo errore, ogni minimo scatto potrebbe creare una catastrofe e potrebbe rovesciare tutto. Il babbo invece è al motore, io ce l'ho attaccato qui al telefono in viva voce, qualsiasi cosa che non sta andando gli urlo di fermarsi.
Grazie al servizio aereo di Pietro ci siamo goduti tutto il lavoro dall'alto. Adesso ce l'abbiamo fatta. Il mozzicone è arrivato nel mais trinciato, quindi lo possiamo per adesso abbandonare qua e concentrarci sulla terza fase, che era quella di far ripartire il più piccolo prima possibile. Quindi adesso il babbo con la scala va a staccare i cavi della corrente lassù. Io intanto sgancio lo scavatore, mi vado a posizionare nel mezzo di quest'altra flangia qua, il più vicino possibile a lui. Immaginatevi che ecco, io con lo scavatore salirò qui su questo mais e riacchiappo con la catena la campata da lì. Così il babbo prima stacca tutti i fili elettrici, dopodiché sviterà i buloni e invece di cascare giù o andare chissà dove, io lo tengo fermo con lo scavatore. Dopodiché in retromarcia vengo e tutto questo lo accompagno qua, anche questo nel cimitero. A quel punto ci siamo, cannoncino e ripartiamo. Scelto di venire con lo scavatore qua invece che con il merlo, perché essendo molto bagnato e lo scavatore ovviamente affonda molto meno. In più sono stato facilitato purtroppo dal mais schiacciato. Il mais schiacciato ha fatto sì che si affondasse ancora meno. Adesso prendo la catena, andiamo qua su così lo vedete meglio. Adesso vi prendo una catena e mi attacco lì a quel triangolo. Il babbo sta svitando i buloni. Dopodiché, piano piano, lo facciamo calare a terra. A quel punto, col merlo lo cappiamo lì, con lo scavatore che è piato qua, e lo portiamo là, nel mais trinciato. Ah, non vi ho detto una cosa ancora dall'inizio del video. Mamma mia, che calda che fa! Fa molto caldo, ragazzi. Estate piena, ovviamente queste cose succedono. E ad agosto, oggi credo sia il 10, il 12, non so, nemmeno mi ricordo. Siamo arrivati a sera, stiamo riprendendo col telefono perché la GoPro ovviamente si è scaricata. Ce l'abbiamo quasi fatta, ancora non l'abbiamo acceso per fare le prove, ma diciamo che i lavori sono quasi terminati e in più abbiamo capito la causa scatenante di tutti i nostri problemi, quindi adesso porto su e vi spiego tutto quello che è successo e che abbiamo fatto oggi pomeriggio. Allora, come vi avevo detto, con lo scavatore, vedete, abbiamo staccato anche questo secondo pezzo. Poi abbiamo staccato da laggiù, dall'ultima torre, il cannone e guardate un po', l'abbiamo posizionato qui. Quindi il mini pivot è ufficialmente in funzione. Da qua in giù ovviamente tutto dritto lo vedete, quindi siamo riusciti a togliere la torre, staccarla con merlo e scavatore e ad accorciare il getto. Il problema qual è? Quello che vi raccontavo all'inizio video quando col babbo abbiamo fatto il giro intorno al mais, che bellissimo lavoro che abbiamo fatto, ma noi chi ce lo bagna il mais da qui ai cipressi che vedete laggiù? Questa tratta che era ricoperta dalla campata piegata purtroppo non sarà irrigata, allora abbiamo deciso di trinciarlo anticipatamente. E tra 2, 3, 4 giorni, insomma, quando siamo sicuri che funziona, abbiamo sistemato bene tutto. Tanto un giro di acqua l'aveva dato, ormai non sta soffrendo, quindi può tranquillamente aspettare anche 3-4 giorni. Quando ci organizziamo col terzista, andiamo a trinciare. Ora è finito, vi dicevo che abbiamo trovato la causa scatenante, ve la faccio vedere. Allora, sapete, ogni nostra torre ha 4 ruote: 1, 2, 3 e 4. Ogni ruota è collegata alla successiva attraverso questi cardani. Un cardano là, trasmissione. Cardano motorino. Cardano trasmissione. Gnappate cardano. Cos'è successo? Stanotte da lì il cardano da qualche parte è cascato. Come il cardano è cascato, una ruota veniva trascinata. Più a un certo punto non ce la faceva più, quindi questa torre si è fermata. Cosa è successo? Che la torre che era davanti invece ha continuato ad andare. Non ha funzionato l'allarme di sicurezza del disallineamento, quindi il pivot pensava che il motore centrale pensava che tutto fosse allineato, invece non lo era. Quindi causa del cardano, torre piantata, torre davanti che ha continuato a girare, a girare, a girare, a girare, fino a che è arrivata qua dietro, dove tutto ormai si è appiccicato, e lì si è schiantata aperta. La terra l'avete visto.
Adesso quindi sistemiamo, montiamo un nuovo cardano a quelle ruote, dopodiché insieme a voi vediamo se funziona. Gli diamo la via e vediamo se il mini pivot funziona. Ah, in realtà sono passati ben 2 giorni dall'ultima scena e questa scena, perché abbiamo avuto dei grandi e grossi problemi tecnici che hanno fatto sì che il pivot a forza di prove sia avanzato senza magnare da dove si era rotto a dov'è adesso. Ma ragazzi, sta funzionando. Ce l'abbiamo fatta in ritardo, comunque sia, più è stato fermo più di una settimana. Cioè, possiamo tranquillamente dire che abbiamo iniziato a fare video su YouTube e nell'anno più difficile per il mais, veramente. E avete visto, la semina non era mai piovuto, quindi la terra era molto dura. Poi cinghiali, poi sul più bello il pivot che si rompe. Ma insomma, vedete gli agricoltori e tutto quello che sta intorno, perché ci hanno aiutato gli elettricisti, chiunque ci ha aiutato. Quindi un grazie davvero a tutti. Il pivot è ripartito. Da là fino al motore è tutto salvo. Quello che c'è dalla fine del getto, quindi da qua alla fine dei campi, lunedì prossimo lo trinceremo. Sono circa, abbiamo visto su Google Maps, su 80 ettari che bagna il pivot, sono circa 10 ettari. Quindi 10 ettari non potranno più essere bagnati, allora lì trinciamo anticipativa. Porca miseria! Porca, questa la devi togliere. Quindi 10 ettari li tagliamo precocemente, comunque portiamo a casa un foraggio buono, sicuramente con poco amido ma molto digeribile. Il resto è tutto salvo, lo portiamo a fine stagione. Ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, per noi è stato un inferno, per voi sarà magari una cosa divertente. Ci vediamo sabato prossimo.